1948. Gli Stati Uniti inviano scimmie nello spazio per testare gli effetti sugli esseri viventi. Albert I raggiunge il sottospazio, ma non sopravvive. Albert II diventa la prima scimmia a sopravvivere nello spazio, ma muore per via di un problema con l'apertura del paracadute. I successivi tre Albert muoiono in volo o durante il ritorno sulla Terra. Il sesto Albert, noto anche come Yorick, è la prima scimmia a sopravvivere all'atterraggio, anche se muore poche ore dopo, forse per un colpo di calore. Nel 1959, Abel e Miss Baker sopravvivono a un volo nello spazio che supera una spinta di 38 G. Nel 1961, uno scimpanzé di nome Ham diventa il primo ominide nello spazio a raggiungere i 250 km di altitudine. Grazie al successo di Ham, Alan Shepard diventa il secondo uomo e il primo americano a viaggiare nello spazio, dopo Yuri Gagarin dell'Unione Sovietica. Senza il sacrificio degli animali, innumerevoli vite umane sarebbero andate perse nella corsa allo spazio. Guarda il video sulla corsa allo spazio o la storia di Yuri Gagarin e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.